Riscontriamo un po' di confusione da parte del governo, soprattutto sulla prospettiva. È evidente che la procedura della cassa integrazione va nella direzione di individuare, diciamo, un percorso di esuberi temporanei, ma che evidentemente noi guardiamo rispetto alla prospettiva che riguarda appunto il piano industriale, il bando di vendita internazionale, fondamentale ovviamente per chiarire qual è la posizione prima di discutere qualsiasi ipotesi rispetto agli ammortizzatori sociali. Quindi l'incontro di oggi per noi sarà sicuramente interlocutorio, ma è evidente che bisogna abbassare i numeri e bisogna appunto programmare realmente una transizione ecologica per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto. Contraria all'impostazione che ci è stata presentata con la lettera di avvio di procedura cassa integrazione. 5.200 persone in cassa sono assolutamente un numero ingiustificabile rispetto alla situazione dell'azienda. Noi oggi dobbiamo sapere se arrivano i soldi per fare i lavori, le manutenzioni, che i manutentori abbiano il loro programma di lavoro, per cui assolutamente noi abbiamo bisogno di certezza rispetto alla ripartenza dell'Ilva, perché questa impostazione per noi è il fermo complessivo dello stabilimento. Quello che abbiamo contrastato con ArcelorMittal oggi ce lo troviamo con i commissari, è inaccettabile. È chiaro che la situazione impiantistica lasciata da ArcelorMittal complica ogni giorno di più quello che è la situazione dello stabilimento. Basti pensare a come è stato fermato AFO2 con la carica in pancia che sta dando grandissime difficoltà nella sua ripartenza. Cassa integrazione c'è, bisogna partire dall'idea che dal 2008 che i lavoratori sono in cassa integrazione, al di là di qual è l'approccio sindacale a una partita di questo tipo. Cosa fare? Bisogna far sì che i numeri di una procedura rispondano alla realtà, ma che soprattutto questi numeri rispondano a un'idea di investimenti certi e ripartenza degli impianti, perché se da una parte ha una logica far rispondere quei numeri a 1 milione di tonnellate di produzione, dall'altra parte il nostro impegno è chiedere come quel milione aumenta gradualmente e gradualmente c'è il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione. Noi siamo di fronte a uno stabilimento che ha bisogno di grandi manutenzioni, ha bisogno di grandi investimenti. La discussione oggi sulla cassa integrazione non va nella direzione giusta. I numeri dichiarati per Genova sono 400 lavoratori su 945. Se davvero ci fossero 400 lavoratori in cassa integrazione a Genova, lo stabilimento di fatto sarebbe fermo completamente.